faccio lo spot. Scherzavo, stavolta niente spot. Io sono Alessandro, se fai dentro che si prepara, e insieme siamo Crivisam Entertainment. Benvenuti a Los Angeles, California, uno dei nostri posti preferiti per fare video e contenuti. Per la prima volta vi porteremo nei veri dietro le quinte di ciò che realizziamo, quindi dei contenuti che facciamo, e in dei posti assurdi negli Stati Uniti, in particolare in Nevada e in California. Oggi è il nostro primo giorno qui ad LA, ma non la prima volta chiaramente, e vi porteremo sul set di un nostro shooting in cui c'è una ragazza in sostanza che va a fare le foto a noi, e vi porteremo a fare hiking sulla scritta di Hollywood. Quindi andremo fino sopra la scritta di Hollywood a piedi, sperando di non essere puntati da qualche serpente. Let's go! Ok, prima di tutto siamo passati da Best Buy perché, ahimè, dovevo comprare il cavo del computer, se no non potevo editare i video e ce lo siamo palesemente dimenticati in Italia. Ora, direzione Hollywood con la nostra Challenger, dopo vi facciamo vedere la macchina, vi facciamo vedere tutto quanto. Andiamo a fare un po' di foto e poi facciamo hiking, let's go! Ok, siamo arrivati a North Hollywood e stiamo cercando di recuperare la fotografa che ci vede ma non la vediamo. Benissimo, dopodiché non so dove ci dirigiamo, penso a Beverly Hills o in dei posti che conosce lei qui a Hollywood dove potremmo fare delle foto belle. Quindi recuperiamo la fotografa e arriviamo. Tra l'altro è assurdo qui negli Stati Uniti che delle persone si sono proposte di venire allo shooting solo per guardarci. Così, gli abbiamo detto ok, adesso vediamo se riusciamo veramente a pull-upparli o meno. Let's go. Abbiamo appena iniziato lo shooting, ma c'è un robot che sta portando a casa di qualcuno del cibo. Non so perché si fermi da noi, ma... Ok, stiamo finendo finalmente lo shooting a Beverly perché è stato eterno. Dopodiché vi posto forse le foto, se riusciamo a editarle in tempo, se no ve le faccio uscire su Instagram, ve le andate a vedere di là. Siamo a Beverly e c'è un caldo assurdo, quindi finiamo lo shooting e poi andiamo a fare un po' di hiking. Anzi, prima vi presento la ragazza che ci sta facendo le foto, che fa delle cose molto fighe qui fondamentalmente a Los Angeles, ed è spagnola, quindi... Okay, so Larry, I already introduced you to the Italian people, so speak slowly so that everyone can understand. Hi. The main question is, where are you from and why are you there? So, your turn. Hi, this is Leire Bazzarriga. I'm from Spain, but I live in the United States. I've been here since 2017. I am a professional photographer and content creator. My daily life is like coming to town, taking photos of people, collaborating with brands, creating content for brands, for social media. And yeah, that's basically it. Sick. So basically you came from Spain and you made it your passion, your job, am I right? Exactly. Okay. So keeping on going. Sick, that's perfect. Quindi ragazzi, come vi spiegavamo poco fa, lei è la dimostrazione vivente che una persona può passare dalla Spagna o dall'Italia e realizzare della sua passione il suo lavoro. E vi faremo vedere anche le foto che ci ha fatto, ma come già detto, le vedrete sui nostri social. Spero vi piacciono, saremo noi a editarle, lei ha le foto, ha le pictures, niente di più. Intanto vediamo adesso se riusciamo ad andare a fare hiking sulla scritta, come avevamo promesso, perché è un pochino complicata la situazione. Sofia ha avuto un problema e è un po' trapelata, però ci proviamo. Mangiamo i tacos in questo posto fighissimo e niente, andiamo. Questa è Sofia che è molto felice in questo momento. E questo è The Last Bookstore a downtown a Los Angeles, che ha un sacco di libri, un sacco di cose vintage molto particolari, ed è veramente veramente bello. Ce l'ha consigliato la ragazza con cui abbiamo appena fatto le foto, e ha un sacco di fumetti, manga, cose di questo tipo insomma, compresi i fumetti di Marvel e altro. È super particolare. Anche un piano con una banca, cioè un'area dedicata con una banca sostanzialmente, adesso vi faccio vedere. Ed è veramente, veramente suggestivo. Che altro ti fa entrare in un mood di cose vintage, o meglio, cose veramente vecchie, in cui ci sono tutti i vari case di tassazione negli Stati Uniti, varie, diciamo, argomentazioni legate alle leggi, cose di questo tipo. Però è molto, molto particolare ed è locato qui a downtown. Allora, ci siamo rimessi in macchina, stiamo seguendo una guida in realtà che abbiamo trovato su un sito americano per raggiungere nella maniera più semplice, senza perdere la vita, la scritta di Hollywood dal retro. Non è per niente semplice, pensavo fosse più semplice, ma
prima tappa Lake Hollywood Park, parcheggiamo la macchina e poi dovremo diciamo superare degli isolati a piedi e teoricamente dovremmo raggiungere il retro della scritta. Spero di riuscirci, se non ci riusciamo ci vediamo comunque la vista, ma vediamo cosa succede. Prossima tappa Lake Hollywood Park. Ok, purtroppo vi riporto una triste fine barra un fail. Mamma mia, adesso è qui osceno. Barra un fail, ovvero siamo arrivati a Hollywood Lake e da qui già si iniziava a intravedere la scritta di Hollywood e dei, diciamo, delle persone della zona ci hanno detto che era il posto giusto. Il problema è che c'era polizia ovunque e non lasciavano più parcheggiare nessuno, ma cioè per chilometri. Quindi non siamo riusciti a parcheggiare la nostra macchina, che tra l'altro è questa. Ve l'avevo fatta vedere poco fa, ci faremo magari un video dedicato se vi interessa. E dunque ci accontentiamo adesso di un bubble tea e poi chiudiamo la serata e ci vediamo al prossimo vlog. Volevamo chiudere il vlog a casa, ma in realtà ci troviamo in questo posto che è un bubble tea fondamentalmente che abbiamo trovato su Google Maps qua ad Hollywood ed è atomico. Abbiamo preso un bubble tea che è, vabbè, è enorme, grande come la mia testa, un frappè che anche quello è buonissimo e questa che non abbiamo ancora assaggiato che è una bowl di Akai. Sono sincero, non l'ho mai assaggiato, ma so anche cosa sia effettivamente, cioè frutta con della frutta frullata credo, però non ne sono sicuro ed è veramente veramente buono. Dovevamo andare in tutt'altro bubble tea dove eravamo andati l'anno scorso, ma siamo finiti qua per sbaglio e devo dire che piacevole sorpresa. Chiudiamo questo vlog qui, quindi non a casa. Ci vediamo al secondo episodio dove non so esattamente dove vi porteremo. Penso di nuovo ad Hollywood a fare delle foto, scusate, dei video con Gutball Fitness, che è questa controfigura con cosplay, non so come chiamarlo precisamente, di Michael Jordan. Ed è veramente, veramente bravo. Buono. Ok, ci vediamo alla prossima. Grazie, continuate a seguirci. Presto vi dropperemo anche dei nuovi shorts, dei nuovi contenuti che stiamo girando qua ad Hollywood. Spero che vi piacciono. Peace.